Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi un video un sacco speciale perché sarà finalmente il mio ultimo giorno di scuola e infatti sono adesso le 7:15, io tra 10 minuti devo partire da casa. Sto parlando un po' piano perché mio papà ancora dorme e niente, vi porterò con me in questa giornata. Spero che questo vlog vi piaccia. Se sarà così, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi va, seguitemi sui miei social che trovate sempre linkati nell'info box. Allora, io appunto faccio la quinta liceo linguistico e oggi la scuola durerà tipo 3 orette, neanche. Perché la prima ora probabilmente saluteremo la prof di filosofia, la seconda abbiamo portato tipo qualche snack da mangiare in classe e la terza ora c'è festa in cortile, poi si esce, quindi niente, sarà una giornata breve, però meglio così. E tra l'altro è un po' nuvoloso, però secondo me fa comunque caldo, infatti ora vi faccio vedere il mio outfit. Allora, eccolo qua, mi mancano solo i dottor Martens e sì, da scuola, cioè nella mia scuola si può mettere la gonna e doppini vari. E poi prenderò questa borsa. Questa qua, appunto, dentro ci ho messo la bottiglietta d'acqua, il portafoglio, il lip gloss e andrò a mettere magari uno snack, qualcosina, insomma. E questa qua è la mia bag ed è la versione un po' più grande di questa qua piccolina che già vi ho fatto vedere in un sacco di video. Comunque cercherò di filmare il più possibile, però non vi prometto niente. Per quanto riguarda il dopo scuola, non ho ancora i programmi ben chiari, so che nel pomeriggio magari farò un aperitivo con le mie amiche, però nulla di che ancora, vedremo. E niente, tra l'altro volevo parlarvi di questo nuovo mascara che non è malaccio, è un sacco volumizzante e allunga abbastanza le ciglia. L'unica cosa è un po' difficile da applicare perché ha lo scovolino un po' spesso ed è della Too Faced. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui, il Damn Girl. Ci sto, provatelo, poi fatemi sapere. E niente, ora. Ora mi metto il profumino e vado. Ed eccoci qua, sono tornata da scuola, sono le 12:15. Abbiamo, diciamo, fatto un po' di festa in cortile e basta, non più di tanto, perché tanto questa sera mi troverò con delle amiche a fare aperitivo assieme, quindi festeggeremo un po' in questo modo. E niente, poi domani c'è invece una festa delle scuole a cui andremo. È stato strano finire, però sono felice nel senso che finalmente lascerò quella scuola e anche perché è stato un anno abbastanza impegnativo e niente, mi fa strano comunque, però in realtà non ho ancora realizzato, anche perché non è proprio veramente finita, siccome ci sarà ancora la maturità e niente, sicuramente più che altro mi mancheranno le estati lunghe, quindi cioè quelle estati di 3 mesi in cui c'è cioè, uno è proprio spensierato,
non ha niente a cui pensare, si diverte con gli amici, fa esperienze, tipo mi mancheranno un sacco le esperienze tipo all'estero, quelle... Avete presente quando si fanno tipo 2 settimane in college o così, che cioè si possono fare tipo fino ai 18 anni, no? Nel periodo del liceo, e poi basta, cioè ci sono altri tipi di esperienze, però sono un po' diverse, e quindi quello sì. E poi tipo, vabbè, ci è mancato un sacco, noi col Covid, eccetera, però ovvio le amiche, quest'anno tipo ho legato con un po' di mie compagne, ecco, non tutte perché non siamo una classe proprio unita, però sì, e quindi ci separeremo tutte, che brutto. Però tutto sommato, appunto, sono felice. E niente, poi tra poco abbiamo anche tipo una specie di aperitivo, cena con i professori. Aiuto. Vabbè, molto molto in tra. E poi appunto scritti e orale. E tra l'altro il giorno prima degli scritti c'ho pure l'esame di patente che mi hanno messo oggi. Quindi, cioè di pratica, quindi sì, ma basta. Però prima di cominciare a mettermi sui libri, diciamo, appunto, oggi e domani relax, e poi vado tipo 2 o 3 giorni al mare, alla casa al mare, e poi si inizia. E niente, mentre per quanto riguarda tutti i maturanti, in bocca al lupo, buona fortuna per l'esame. E per quanto riguarda invece gli altri, fortunati voi, buone vacanze a tutti. E niente, che altro dire? Spero che questo vlog vi stia piacendo. E niente, vi lascerò appunto qualche altro clip di oggi pomeriggio / stasera. E basta, ora magari mi rilasso un po'. Poi vado a preparare pranzo, perché ho già strafame. Ho mangiato tipo colazione alle 6:30. Allora ragazzi, aggiornamento, sono le 7, questo pomeriggio ho prenotato l'hotel a Santorini per quest'estate e quindi sono strafelice, ho editato il video che è uscito oggi e ho iniziato a stampare i programmi di tutte quante le materie per la maturità. Non vi ho aggiornato perché sono stata a casa molto tranquillo, però adesso vado appunto in centro, dove io solitamente vado a scuola, in una cittadina qua vicino, per fare aperitivo con appunto delle mie amiche. E niente, vi faccio vedere l'outfit, questo è il make up, in realtà molto molto easy, ho messo solo appunto più del solito un po' di ombretto e un po' di rossetto sotto al gloss. E nulla, il sole sta tipo un po' andando dietro le nuvole, però oggi è un po' così, un po' variabile, ecco. E comunque vi giuro che fa caldissimo. Allora, questo outfit, i pantaloncini sono di Zara, tra l'altro sono nuovi, quindi magari li trovate ancora in negozio, non lo so. E il toppino l'avevo preso tantissimo tempo fa da Intimissimi, stracarino. Le scarpe andrò a mettere le Converse se sono già asciutte, altrimenti Dr. Martens per forza, perché non so che altro mettere altrimenti. E niente, appunto. Ora, siccome sono già pronta, magari faccio qualche TikTok e poi vado, perché devo partire tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, ci vuole una mezz'oretta ad andare in là, infatti anche la mattina a scuola devo partire abbastanza prima.